Che l'abbiamo fatto. L'avete vista la scritta dietro? Siamo in Spagna. Siamo a Girona. E Girona, per tutti gli appassionati di cibo, vuol dire una cosa sola: Seller de Can Roca. Abbiamo prenotato esattamente un anno fa. Dire che siamo fan di questo ristorante, dei suoi tre protagonisti, è troppo poco. Per dirvene una, quando mi sono laureato, uno dei regali di Ale è stato il libro Grandi Chef di Spagna. E le pagine che ho consumato di più sono quelle dedicate ai tre fratelli Roca. Noi stiamo a mettere da parte i soldi per venire qua da un anno. Da un anno che ogni giorno mettiamo da parte un euro lei e un euro io. Ci abbiamo fatto un bel vasetto. E forse non basteranno, ma chi se ne frega! Questa puntata, ragazzi, potrebbe essere la puntata del numero 3, perché tre sono i fratelli Roca. Giovanni, Giuseppe e Jordi. Che sono stati uno il miglior chef del mondo. Uno il migliore sommelier del mondo. E uno il miglior pasticcere del mondo. Ma quanto sarà orgogliosa sta mamma. E lavorano tutti e tre qua. Tre perché è la terza volta che veniamo in Spagna e finalmente siamo riusciti a venire al Seller. E tre perché questo è il terzo ristorante facente parte della classifica Best of the Best che riusciamo a spuntare nella nostra lista dei sogni. Per chi non lo sapesse, esiste questa classifica che si chiama Best of the Best, dove vanno tutti quelli che sono già stati una volta migliori del mondo. E noi di questa classifica, per pura fortuna, per una serie di circostanze, siamo riusciti a visitarne già due: il Noma a Copenaghen di René Redzepi e il The Fat Duck di Aston Blumenthal a Bray. E ora finalmente, ragazzi, è giunto il momento di scoprire noi e di scoprire voi come si mangia al Seller de Can Roca. Vamos! Piacere, Alessia. Molto piacere, Fabrizio. Andrea, siamo i camerieri, diciamo, per questa vostra serata. È ancora meglio che parli italiano, così non devo mettere i sottotitoli. Per darvi anche un piccolo benvenuto, alla vostra destra di un'escudeia, un brodo catalano con carne e vegetale. In questo caso accompagniamo con una spuma di vino oloroso. Alla vostra sinistra invece lavoreremo gli stessi prodotti principali, carne e vegetali, e accompagniamo un aspic, un piccolo taglio di gelatina che serviamo con delle lamine al tartufo nero. Buon appetito e ancora benvenuti. Non riusciamo a ripiegare in giù bordi della bocca. Siamo entrati e c'era lo chef ad accoglierci. Alessia ha avuto un mezzo infarto. Io questa volta credo di essermi pure girato con la telecamera. A differenza del Noma, che sono andato in panico, ho buttato la telecamera perché stavano tutti lì per salutarci. Questa volta mi sa che l'ho preso. Per me, per la storia del libro che vi dicevo prima, è come se siete appassionati di calcio e incontrate Maradona. Il posto, ragazzi, è un bijou. Tutto in vetro, materiali naturali, molto legno, ci sono gli alberi in mezzo alla stanza. Veramente spettacolare. Ci sono due menù da scegliere, uno più piccolo, un po' più grande. Abbiamo scelto il menù festival. Quella che è arrivata è una versione del Seller dell'Escudela, che era una zuppa catalana che si fa d'inverno con carne e vegetali. Ci si mette anche una grossa polpettona di carne condensato in un bicchierino da bere. Porca miseria. Buonissimo. È proprio un brodo che sta d'inverno. Anche qua è un concentrato del sapore del brodo con il tartufo che innalza tutto. Questo modo di consumare questo appetizer richiama la maniera tradizionale di consumare le scudela. Si mangia il brodo a parte, è tutto un rito. Facciamo pure un abbinamento stasera. Noi non beviamo quasi mai negli stellati perché di solito guidiamo, ma questa volta abbiamo preso l'hotel qua. Così possiamo fare abbinamento. Anche perché, ragazzi, Giuseppe Roca è il miglior sommelier del mondo. Lo saprà fare un pairing di vini. Cominciamo con un Riesling, che mi sono già dimenticato ovviamente come si chiama. Salute! Stasera mi si slogherà questa parte della spalla e il braccio, che faccio sempre così.
Per proseguire con la nostra Amuse-Bouche di aperitivo, vi andremo a proporre diverse consistenze del tartufo nero. Utilizziamo un tartufo nero proveniente da un paesino a circa 15-20 minuti da dove siamo attualmente, un amico personale di Joan Roca. Un piattino nero più vicino a voi, un bikini. Per bikini qua in Catalogna si intende uno storico sandwich catalano, in questo caso rievocato con una meringa e un gelato al tartufo nero. E nella parte superiore della pietra una crema al tuorlo d'uovo con una panatura al tartufo nero e il dembe con croccante. Per terminare, in mezzo al tavolo invece un brioche cucinato al vapore e farcito con una emulsione, sempre al tartufo nero. Iniziamo dal bikini, rivisitato dallo chef. Mamma mia, è come mordere un tartufo. E c'è una nota zuccherina che lo rende molto delicato. Buonissimo. Si sentono molti sapori classici della carbonara, però è per il tartufo. Alla consistenza questo è un bao di tartufo. Una delle cose più buone. Abbiamo mangiato di vitamine. Stasera ho capito che cosa prova il cane quando trova il tartufo. Cioè, con lo stesso entusiasmo. Esplode? No, esplode, ma non solo esplode in bocca, esplode nel cervello. Proseguendo con la nostra Amuse-Bouche inizierete anche quella che è la storia del Sede Can Roca. Vi andremo a servire i 5 anni più importanti, iniziando dalla vostra sinistra nel 1986, anno in cui i due fratelli maggiori, Giovanni e Giuseppe, aprirono il primo ristorante, la prima attività. E si inizierà omaggiando la madre dei fratelli Roca con un cannelloni farcito con carne pularda e parmigiano reggiano. Omaggio alla mamma dei Roca. Joan Roca da sempre puntualizza il fatto che questo nuovo concetto di sostenibilità, che oggi è tanto di moda tra gli chef di tutto il mondo, stellati e non, in realtà è la cucina delle mamme, la cucina delle nonne. Per quello che abbiamo detto pure sempre io e Ale, che nonna Emilia la sostenibilità l'ha sempre applicata, solamente ai tempi non la chiamavano sostenibilità, la chiamavano non sprecare la roba. Quindi è molto figa questa cosa che i Roca, che sono i Roca, comunque dicono sempre che senza la mamma non sarebbe arrivati da nessuna parte. Madonna, è morbidissimo e la pularda che c'è dentro, ragazzi, non c'è un'altra parola. Alessia direbbe è ciacciosa. Buonissimo. Nel 97 invece, con una nostra piccola versione di brandata di bacala, si va ad ampliare l'antico locale affinché l'anno a seguire, nel 1998, Jordi, il fratello più giovane, possa iniziare a lavorare nella pasticceria e concludere così anche il triangolo della famiglia Roca come sono conosciuti al giorno d'oggi. Una nostra versione croccante dei funghi porcini. Il baccalà è delicatissimo, ma io credo che la cialda, o se non la cialda, qualcos'altro che mi sono perso, sia dolce. Beh ragazzi, qua c'hanno Jordi Roca in cucina, cioè qua il dolce lo mettono dovunque perché hanno il miglior pasticcere del mondo che lavora qui, quindi funghi croccanti. Questi sono i funghi all'ennesima potenza, la salivazione vi parte a mille, anche qua c'è un pochino di dolce della sfoglia col fungo, madonna ragazzi. Nel 2007 è un anno molto importante poiché cambiano ufficialmente l'ubicazione del ristorante, qua dove ci troviamo attualmente. Un nostro mare monti vegetale, alla base vi andremo a servire una fetta di cetriolo e nella parte superiore delle creme di plankton, alghe marine e funghi. La prima cosa che sentite è il mare e poi arriva il cetriolo che pulisce la bocca. Era un morso di mare, col fungo era un morso di terra, con questo era un morso di mare. Io sono curiosissima dell'ultimo. Nell'anno 2020, anno del Covid e delle pandemie, si è approfittato di un periodo di chiusura per proprio un'ulteriore grande riforma, cambiando l'idea base del servizio e l'organizzazione nelle sale da pranzo come nella cucina. Per terminare, una nostra versione del pollo arrosto. Un pollo arrosto. È proprio il pollo di nonna Emilia. Scusatemi se cito sempre mia nonna ogni volta che vado agli Stellati, ma per me sono sullo stesso livello. Le emozioni che provano negli Stellati me le provocano solo altre due donne in cucina: mia moglie quando fa il pesce e mia nonna quando cucina qualsiasi cosa. Cioè, mi hai paragonato a tua nonna, ma che onore. Gli Amuse-Bouche che state vedendo finora dovrebbero essere, credo, 16, e questi sono tutti prima che cominci il menù di 12 portate. Secondo me qui torniamo a casa con le mani e con i piedi uno, e soprattutto sarà una cena lunghissima, cosa dalla quale non potremmo che essere più felici. Io starei qua fino a domattina. Una nostra olivada, sferificazioni di differenti tipologie di olive. Creiamo un succo, un olio dalla spremitura di questo prodotto per ricreare queste piccole sferificazioni che ricordano un po' anche il caviale. Nella parte superiore invece il nostro encurtidos, una selezione stagionale di verdure e germogli sott'olio che accompagniamo con una salsa romesco e una salsa tabasco. Buon appetito. Wow.
sembra la riproduzione del classico aperitivo con le olive e piparra, olive e peperoncini verdi. Questo sembra un giardino botanico, è bellissimo. Io me lo immagino dietro alla cucina, ogni ragazzo con le pinzettine per creare questo giardinetto che io adesso finirò in un boccone. È un capolavoro. La forza della salsa romesco, che è una salsa fatta con pomodori e peperoni rossi, esalta tutte quante le verdure dei fermentati che sentite all'interno del boccone. Io lo definirei un boccone d'estate. A proposito di brigata, la pandemia ha praticamente scoperchiato un vaso di Pandora e si è fatto un gran parlare delle condizioni di lavoro di chi è in cucina, della brigata in generale. I Roca hanno uno psicologo che si occupa della brigata. Inoltre la brigata è doppia, così la brigata singola non è costretta a fare dei turni stremanti per, insomma, lavorare in un posto così importante. Pic, bravi. Nella parte superiore un tappeto di castagna che accompagniamo alla base con dei tagli di anguilla affumicata, dei funghi di stagione, dei punti di patata dolce e mandarino. Al suo interno troverete un'area affumicata creata con del legno di rovere francese. Nel famoso libro di cui parlavamo prima, una tra le ricette che mi ha fatto appassionare da studente all'alta cucina era proprio questo piatto di Joan Roca, che non era proprio questo, ma era una roba simile, questa pellicola da picchiettare, così man mano che mangiate il fumo vi inebre, così ci avete la brace a tavola. E io da ventenne guardavo sto piatto e dicevo: madonna, non ce la farò mai andare a provare una roba del genere. Siamo a 40 anni che l'ho fatta. Non si può descrivere quando è buono sto piatto. È come mordere un caminetto acceso. All'inizio ci avete questa botta di castagne dolce, il giusto, che è mischiato col fumo, e poi ci avete questo pescioso, terroso, tipico dell'anguilla, che si mischia benissimo col dolce delle castagne. Si potrebbe chiamare questo piatto un caminetto acceso a Comacchio. Ci siamo persi la descrizione di questo amuse bouche per un semplice motivo: oggi è giovedì, mentre stiamo registrando questo episodio sta andando in onda il nostro episodio settimanale. Ci stavamo giusto chiedendo: ma adesso tutte queste notifiche, perché il telefono non ha pace? Il tempo che dicevamo sta cosa è arrivato questo ennesimo amuse bouche. Vi ricordo, ancora non arriva la prima portata, questi sono tutti i pre, che se mi ricordo bene ha tra i vari ingredienti midollo, pak choi, il cavolo cinese, e riccio di mare. Questo è un mare e monti all'ennesima potenza. È un mix bellissimo di sapori animali, di sapori marini, di amaro, dato dal pak choi, che porta pure la croccantezza. Buona, buona, buona. Un'elaborazione del cavolo riccio, che accompagniamo con punti di acciuga, tartufo nero e una riduzione di carne. È buonissimo. Una goccia della riduzione basta a tirar su tutto il piatto. Questo è un boccone eccezionale. È una cena a schiaffi. I sapori ti prendono a schiaffi. Per terminare anche la prima parte del menù, dovremo servire una delle prime collaborazioni dei tre fratelli Roca tutti assieme: un toroncino al foie gras e nocciole che impaniamo in una polvere al cacao e che serviamo con una riduzione di Pedro Jimenez. Iniziando in questo caso anche l'abbinamento con un vino speciale, un Palo Cortado dell'annata 86. Stessa annata di apertura del primo ristorante, della prima attività. Non per la prima, ma per la seconda portata del menù andremo a utilizzare una infusione. È un'infusione particolare, poi viene di foglie di tè e di foglie di spinaci tostate. È un'infusione che richiede anche un po' di tempo, quindi l'andremo a preparare leggermente in anticipo e la lasceremo in infusione. Come avete sentito, questo è il primo piatto nato dalla collaborazione dei tre fratelli. Si sono seduti una sera a cena, i tre fratelli stavano là. Joan ha detto: guarda ragazzi, io me la cavo col salato, ci metto un po' di foie gras. Jordi ha detto: miglior pasticcere del mondo, c'è un torroncino alla nocciola. Giuseppe pare che se la sia presa, ha detto: ma fate tutte le cose tra di voi, così pure io voglio fare qualcosa insieme a voi, ci metto un Palo Cortado dell'86. Va bene, dai, ti facciamo partecipare. È andata così, e così è nato questo piatto. Ma vi dico com'è. È proprio un cioccolatino, ma è una roba senza senso, è buonissimo. Credevo fosse un cubetto di foie gras ricoperto da sta polvere di cacao, invece è proprio un cremino. Ha la consistenza e anche il sapore del cremino alla nocciola, però ogni tanto al cervello vi arrivano degli input foie gras, foie gras. Poi vi va in pappa il cervello. E adesso, per non far rimanere male Joseph, vi dico: se questo sorsino, un vino che c'ha quasi l'età mia, tira su questo boccone. Miseria, ragazzi, è un'alta gradazione alcolica, quindi boom, subito vi pulisce la bocca da questa opera d'arte che non saprei come chiamare diversamente. Degli sherry, della magia che si respira a Erez della Frontera e nei dintorni, ve ne abbiamo già parlato mille volte, vi abbiamo già detto che ci siamo stati, che abbiamo visitato le cantine. Non lo so se in questa vacanza ci torneremo, ma se vi capita andate, fate l'esperienza delle cantine degli sherry, perché è uno spettacolo. Tre tipologie di pane per rappresentare i tre fratelli Roca, iniziando con un pane bianco tradizionale di lievito madre per ricordare lo chef Joan. A
seguire con un pane di vino rosso e uva passa per ricordare il sommelier Joseph. Per terminare con una millefoglia salata farcita con una tartare al pomodoro per il pasticcere Jean. We have a wine that comes from around 50 kilometers south Barcelona. It's a local restaurant there called Charello. It's aged 2017, and also the wine that we're going to use in this case to cook and perfume those beans. Per terminare la portata nel piatto, alla base troveranno leggermente nascosto un pesto al pistacchio con una spuma creata con il baccello degli stessi piselli, punti citrici e agrumi di lime e un wasabi locali della Catalogna. I piselli che vedete nel piatto sono i famosissimi piselli lacrima, si trovano soltanto a Getaria e costano intorno ai 350 euro al chilo. Quindi stiamo assaggiando oro praticamente questa sera. Oro verde. Sono meno dolciastri dei piselli a cui siamo abituati noi, però l'erbacio è molto più intenso. Adesso è tutto un altro piatto e si sente molto il wasabi, uno se non l'unico dei wasabi coltivati in Spagna. Questo vino, ragazzi, madonna quanto ci sta bene, è l'abbinamento perfetto. Con questo vino il bacio di questo piatto è moltiplicato per mille. Non credevo sarei vissuto tanto ad assaggiare sti famosi piselli. Hai ragione tu, sono proprio esattamente come hai detto tu, meno zucchero più erba. È una pellicina sottilissima che scoppia in bocca quando li mangiate. Valgono 350 euro al chilo, non ho la competenza per poterlo dire, l'ho mangiato, una volta mi basta. Come accennato in precedenza, è l'ora di terminare la nostra infusione. Nel piatto troverete diverse lavorazioni della ostrica che accompagniamo con diverse consistenze delle spinaci. Vedete, il bello dei ristoranti stellati, che cos'è? Questa che è? Una foglia pure bruttarella, tutta raggrinzita. Il bello dei ristoranti stellati è la sorpresa. Una foglia di spinacio lessato, dentro nasconde un'esplosione di ostricume, di mare, di olio. Anche qua ci ho sentito una puntina di dolce. Non mi è piaciuto zampino di Jordi, ma mi posso sbagliare. Ancora una volta in un bilanciamento perfetto di mare e di terra. Ciao! Quasi gode perché sentite proprio l'ostrica sotto i denti, riuscite a percepire la qualità di questi animali freschissimi, sembra di stare in Normandia. Più in là nelle prossime settimane arriverà un episodio che abbiamo girato quando siamo stati in Normandia, dove vi faremo vedere che cosa significa amare le ostriche. Qui la proporzione è ribaltata perché c'è più spinacio, meno ostrica, quindi serve per pulire la bocca. Io non c'ho parole. L'ultima parola ve la posso dire sull'abbinamento col muscarette, che nei nostri viaggi passati siamo stati dove lo producono. Ti ricordi? È un vino che sa proprio di mare. Sì. Perfetto complemento con lo iodato dell'ostrica, lo stesso iodato lo trovate pure nel vino. Prendiamo omaggio al cavolfiore, iniziando dalla parte inferiore con la quenelle gialla creata con del solo caviale di cavolfiore, a seguire nella fascia intermedia con del cavolfiore bollito con del caviale vegetale coccia proveniente dalla Cina, successivamente del cavolfiore tostato per terminare con del cavolfiore fritto. Accompagniamo alla base con una crema di licci e troverete anche dei tagli di uva fermentata, per terminare con una quenelle che spicca anche come preparazione nel piatto del vero caviale. There were a limit muscat from the year 2015. Very perfumed, aromatical white wine to go with our lychees. Cavolfiore in purezza. Lici, ragazzi, fa la magia di togliere tutto il sulfuro dal cavolfiore e vi rimane solo il sentore vegetale. Cavolfiore bollito con caviale vegetale cinese. È completamente un'altra roba, quasi latteo come sapore. Questo qui dovrebbe essere cavolfiore tostato. E la differenza è tra la notte e il giorno, perché appunto c'è una nota che non saprei dire in un altro modo se non una nota tostata. Cavolfiore fritto, che è quello più buono. Quello di Natale. Brava, sa esattamente, dei fritti di Natale. E per concludere, caviale di storione. In questo caso sono curiosissimo di capire come si possa abbinare un caviale di storione con il lici. Stanno bene, il pescioso estremo del caviale di storione, non mi dire perché, ma sta bene con i lici. Anche questo si impara qui, al Seller de Carroca. Da un omaggio al cavolfiore rendiamo un omaggio ai broccoli. Serviamo il gambo di questo vegetale cucinato con miso, accompagniamo la base con un purè di broccoli e una crema alle noci peccanti. Termineremo invece nella parte superiore con un caviale ai broccoli e un caviale di pomelo thai.
gelo? Un minerale, buonissimo. Complessissimo, con queste note citriche, con la consistenza proprio di questo gambo del broccolo, sembra di mangiare il rabarbaro. È un po' orientale, è anche un piatto molto umamoso. La grassezza di queste salse rendono il piatto veramente tondo. Questa virata di moltissimi chef stellati verso il vegetale è un qualcosa che abbiamo ritrovato tanto da noi. Abbiamo Nico Romito, che addirittura adesso ha un menù completamente vegetale, e lo ritroviamo anche nei Roca, soprattutto in parti non nobili, come per esempio il gambo del broccolo, per non sprecare neanche il gambo del broccolo. Come dice Mamma Roca? Come dice Nonna Emilia. Ma quanto sarebbe bello far conoscere Mamma Roca e Nonna Emilia? Quanto sarebbe bello portare Nonna Emilia uno stellato? Gliela faccio, ragazzi, ma se gliela faccio. Se gliela avamo quei soldi, ce la portiamo. Sedano rapa e una confettura alla pera. Aromatizziamo questo roll nella parte superiore con punti di caffè, dragoncello e rabarbaro. La crema bianca alla vostra destra, creata con una rapa affumicata e del sedano rapa crudo. La vostra sinistra, invece, è una nostra versione di crema mou, creata con della sola panna tostata e caramellata, senza aggiungervi alcun tipo di zuccheri. Nella parte inferiore una riduzione del sedano rapa tostato. Si continua nell'esaltazione dei vegetali tipo il sedano rapa, che come vedete si presta a mille declinazioni. Non ci credo che questo sia sedano rapa. Secondo me la cosa che vi manda un attimo in pappa il cervello è questa cremina qua. Questo mou, che a quanto pare è fatto senza zucchero, forse a forza di ridurre la panna e il lattosio dentro si caramellizza, perché è dolce, anche senza zucchero. Aggiunge una marcia in più a questo piatto. Io sono senza parole. Per terminare la parte vegetale del menù proponiamo un rosone di carciofo, creato anche per ricordare la vetrata dell'antica cattedrale. Nel centro una crema di carciofo aromatizzata con finocchio, pistacchio e arancia rossa. Ai due lati dei tagli del cuore di carciofo alla vostra destra, cucinati alla brace, e alla vostra sinistra dei petali di carciofo sott'olio. Come vino un Chenin Blanc della Loira, leggermente dolce per accompagnare anche l'amaro del carciofo, che è noto per essere difficile anche da abbinare. Per il secondo assaggio con i petali di carciofo cucinati alla brace, propugniamo il nostro vermouth al carciofo. Vado ad assaggiare questa vetrata della cattedrale, cioè un quadro. C'è il retrogusto del carciofo, il pistacchio è intensissimo ed è invece ripulito in bocca dall'arancia. La vetrata, ragazzi, spacca. Vado ad assaggiare il carciofo alla brace. Saluto carciofissimo. Proviamoci il vermo. Wow! Da 8 anni a questa parte i Roca si sono anche appassionati di distillazione e abbiamo assaggiato proprio uno dei loro vermouth di Esprit Roca. Adesso vado ad assaggiare quello sott'olio, lo assaggerò in purezza. È agrumato, mi sa, di arancia, l'altro era più limonoso. Ha delle note dolci e a contrasto va ad esaltare ancora di più il sapore di carciofo in bocca. I ritmi di servizio sono così serrati che ancora non avevo avuto tempo di assaggiare il pane. Arriva roba buonissima di continuo e quindi approfitterò di questa occasione per assaggiare il pane dedicato a Joan Roca, perché c'è un dibattito qui interno alla coppia. Alessia suggerisce quel piatto vada mangiato così, da persona civile quale lei è. Io invece, secondo me, questo è un piatto da scarpettare. Con tutta la carciofosità che voleva esprimere lo chef. Con un ben prodotto tipico della Catalogna rendiamo omaggio creando questo ponte tra la parte vegetale e la parte marina. Lo faremo con diverse consistenze ed elaborazioni dei cannolicchi, con diverse texture dei calzot. I calzot sono la tipologia di cipolla inverno primaverile locale molto famosa. In questo caso facciamo un olio, è usato come cornice, con dei punti di riduzione di Pedro Jimenez e una crema e cereali tostati. Wine from Rías Baixas, northwest of Spain, Flor de Sotelo. A lot of saltiness, a lot of minerality to go with these calzots. Noi siamo così appassionati di calzots che il terzo episodio della serie spagnola sarà dedicato a questa prelibatezza, secondo me poco conosciuta in Italia. Quindi non ci dilunghiamo di tanto di più rispetto a quello che ha detto il cameriere, perché ne parleremo tantissimo di calzots, ma sappiate che sono uno dei simboli della Catalogna in abbinamento col cannolicchio. Aiutami a dire quanto mi piace il cannolicchio. Spettacolare. I cannolicchi sono freschissimi, una tartare di cannolicchio, ragazzi, è buonissima. I calzots sanno di cipolla, ma in maniera molto molto delicata. La cosa che aggiunge ancora più di carattere a questo piatto è quella salsa di cereali tostati, che danno un po' di bruciacchiato, un po' di sentore tostato, che ci sta benissimo con entrambi i sapori delle altre due cose. Abbiamo un secondo tra una portata e l'altra. Assaggio la brioche sfogliata dedicata a Jordi.
ma perché ho aspettato finora a mangiarla? È puro burro, ragazzi. Se non mi ricordo male, è un ripieno di pomodoro che si sente tantissimo, ma anche qua è quasi dolce. Ogni volta che c'è di mezzo il Jordi ci scappa un granello di zucchero. Grazie. Oh, questo tocca a me. Un grande classico della casa, uno scampo cucinato alla brace che accompagniamo alla base con una crema di artemisia e funghi. Aromatizziamo con un olio alla vaniglia per terminare con un'aria al burro tostato e all'ultimo momento scorza di lime. Quanto buono. È fantastica la nota amara dell'artemisia, lo zuccherino dello scampo, la rotondità dell'olio alla vaniglia, anche il burro nocciola, ragazzi, è intensissimo. Questa salsetta non può essere lasciata nel piatto. E dopo questo boccone spaziale, quale occasione migliore per assaggiare il pane dedicato a Josep Roca, quello aromatizzato al vino. Non so se voi abbiate mai sentito parlare del famoso carrello dei dolci dei Roca. Sto fantomatico carrello va e viene, perché c'è un carrello per tutti, quindi a seconda di quando un determinato tavolo finisce parte il carrello, quindi sono due o tre volte che ci passa sto carrello prima o poi. Per seguire il tema marino vi andremo a proporre una royale della rana pescatrice. Innanzitutto alla base un flan di questo prodotto, successivamente adagiamo di sopra la sua stessa carne marinata e affumicata, un tocco citrico di pomelo rosa per terminare con un tocco croccante la sua stessa pelle. Che spettacolo! Questo boccone è uno scoprire di nuovo la rana pescatrice come se non l'avessi mai assaggiata, a diversi livelli, diverse sfumature di rana pescatriciosità. Innanzitutto la parte del filetto centrale, bella soda, bella carnosa, sotto i denti, buonissima, che bodega fa. Ma anche l'utilizzo del fegato della rana, che dà quella piccola parte amarognola, però veramente delicata e in accordo con tutto il resto, è tutto in un cucchiaio. Arriverà. Per terminare il tema marino vi andremo a servire un succhetto. Il succhetto qua in Catalogna fa riferimento a una zuppa di pesce creata con il prodotto che si ha a disposizione ogni giorno. Oggi vi andremo a servire del dentice alla sua base con una tartare di oliva nera pomodoro semidisidratato, cui aggiungiamo una spuma alle nocciole. Nella parte superiore il garumbio filizzato e pane tostato. Di una delicatezza incredibile questo piatto, ed è il garum ovviamente che dà la spinta finale. La prima volta che l'abbiamo provato proprio in Spagna, a Valencia, al Poblet, che è il ristorante 2 stelle Michelin di Quique da Costa, che tra l'altro vi consigliamo di andare a assaggiare perché è buonissimo. Il garum era amatissimo dai romani, fatto di interiore di pesce, insomma di scarto di pesce. Gocce di garum venivano aggiunte a qualunque piatto, quello dei romani era fortissimo. Già per fare il garum ci vogliono una vita e mezzo, in questo caso è stato anche liofilizzato. Un lavoro immane. La prima delle due carni che proponiamo in questo menù, andremo a servire diverse consistenze di una razza di anello locale chiamata rama de foco. Dalla parte inferiore il filetto, nella fascia intermedia la schiena, per terminare nella parte superiore con il collo. Finocchio, oliva verde e ricotta, aromatizzate con diverse erbe di montagna al naturale. L'idea è anche che ogni boccone possa ricordare il paesaggio dove vive questo animale. Agnello ramaz de foc. Anche se non sapeste il catalano è facile, ramaz de foc. Cioè una razza di pecore utilizzata per ripulire il sottobosco dalle erbe e gli arbusti più facilmente infiammabili. Il progetto ramaz de foc è un progetto che i Roca hanno sposato al 100%, e ecco perché lo cucinano. Perché se si consuma questa carne si alleva questa razza e quindi si può portare avanti questo progetto che secondo noi è una figata pazzesca. Se vi ricordate una cosa simile vi abbiamo raccontato quando siamo stati a visitare il Pizzoc. In quel caso si tratta della pecora dagli occhiali, quasi in via di estinzione, si è potuta salvare grazie al fatto che i ristoratori come lo chef del Pizzoc hanno pensato di cominciare a utilizzare in cucina. Quindi onore a Roca per fare un'attività simile in salvaguardia di un animale che in realtà è anche utile. Allora, il filetto io me lo assaggerei così. È di una delicatezza tale che sembra quasi, non lo so, vitello. Non sa assolutamente di pecora.
La spalla è morbidissima, ma veramente morbidissima, si taglia con la lingua. Il gioco bellissimo di questo piatto è pescare le varie salse. È veramente, come diceva il cameriere, il sottobosco catalano vi si ricrea nel cervello. È una roba spettacolare. Collo! E qua è ancora un'altra cosa, è una specie di pulled lamb con un sentore quasi di brace, cremoso in bocca, si scioglie, tre pezzi dello stesso animale, tre piatti completamente diversi, 10 lore sto piatto. Porca miseria, non stiamo rendendo giustizia alla perfezione degli abbinamenti di questa cena, ma che non facciamo in tempo a descrivervi pure i vini, perché qua ragazzi pum 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 pum, il ritmo è veramente forsennato, ma in maniera divertente ovviamente, non è una brutta cosa. Ci sono miliardi di piatti, in particolare questo vino che ci hanno appena servito, sai con che si lega benissimo? Con il leggero amaro della crema di oliva. È una roba, come sapete, tra i due io sono proprio l'asino del vino, però una cosa che anche un asino può dirvi è se l'abbinamento è fatto bene, anche senza dire di che sa il vino, di che non sa, se è fatto il sorso, il piatto al quale avevate dato un 9 diventa un piatto da 10, significa che è il merito del vino. Abbinamenti veramente spaziali stasera, ci mancherebbe. Non so se hai capito, non potete andare in un posto nel mondo dove trovate un sommelier più bravo. Vi presento direttamente al tavolo innanzitutto l'ultima portata salata del menù, una versione salata di pan brioche farcito con poularda, tartufo e foie gras. Poi termineremo nel piatto con una salsa di spinaci e punti di un parfait di fegato di poularda, per terminare con una riduzione della stessa carne e tartufo. Wow! Mi fa quasi pensare a un filetto alla Wellington. Questo piatto entra a gamba tesa tra i 10 piatti più buoni che abbia mangiato in vita mia. Qui la fa da padrona l'opulenza. Uno potrebbe pensare che il sapore del pollo sia troppo delicato per questi sapori. In realtà il pollo regge benissimo. Ma c'è il trucco. È vero. In tanti pensano che la poularda sia una razza di pollo. In realtà la poularda è la femmina del pollo castrata. Praticamente il corrispettivo femminile del cappone, castrata proprio per farla ingrassare. Quindi questa carne è molto più ricca di sapore di un pollo che mangiamo normalmente nella domenica. E questa puntina di fegato rende il piatto una delle cose più eccezionali che abbia mai assaggiato in vita mia. Per iniziare la parte dolce, il mondo di Jordi, andremo a servirvi una new entry della scorsa settimana, il mandorlo in fiore, in una giornata di rugiada. Andremo a creare questo paesaggio, quindi nel piatto troverete diverse lavorazioni della mandorla, la mandorla tostata, un gelato di mandorla, una crema di lici e dei tagli di pompelmo rosa, con una nube creata con mandorla amara. Che questa nuvola inizi a condensare e a ricreare questa leggera rugiada descritta da questa portata. Successivamente si può iniziare a degustare come meglio credete. Ci sarebbero, diciamo, due maniere principali. La prima è aspirare direttamente con la bocca tutta la nube e poi mangiare il bosco nel piatto. Se l'idea non vi aggrada, si può sempre con il cucchiaio prendere tranquillamente un pezzo della nuvola e successivamente lasciare il bosco nel piatto. Sta proprio di mandorla amara a mille. Fantastico. Cloudy desserts. We go to the Sendai region north of Japan, sweet sake of the Katsuyama house. Wow! Enjoy. Salute. Allora, non so se avete capito, questo dolce piove. Credo di averlo ripreso prima, un attimo in cui stava piovendo. Quando abbiamo visto per la prima volta questa tecnica, all'epoca forse la prima volta che l'abbiamo visto era una roba di funghi. Era roba di terra? Ci confermo. La prima versione è a base di funghi trombetta dei morti, con alla base un'acqua distillata di terra e delle caramelle di barbabietola dolce. Seconda versione è stata la pioggia nel pineto e attualmente siamo alla terza versione. E quando un anno fa io ho visto un dolce che piove, ho detto Jordi Roca è un matto. Che non c'era un'altra parola per descrivere uno che ha un'intuizione del genere. Di spume, di schiume, ormai nell'alta cucina se ne fanno di ogni, ma un dolce che a un certo punto comincia a condensarsi e vi piove sul resto del dolce è una roba che qua mi è già piovuto un po' di acqua di mandorle e adesso vi dico di che sta.
È allucinante sto dolce. È un elogio della mandorla in tutte le sue sfaccettature, ma ancora una volta scopro la versatilità della salsa di lici. Questi cacchio di lici che veramente quando stanno dentro i cesti di Natale uno non sa mai che ce ne fa. Sono pure difficili da sbucciare. Eppure usati bene, usati con intelligenza, qui in questo caso esaltano una nota floreale della mandorla, la parte verde della mandorla più che la parte tostata, mentre prima lo stesso lici ha esaltato il cavolfiore, un ingrediente magico. E per aggiungere altra gioia alla gioia, sake. Wow, è un sake dolcissimo, con dei sentori che richiamano un po' quelli della mandorla. Ogni tanto ci piace riparlare bene di questa bevanda che secondo noi in Italia è ingiustamente bistrattata, perché non lo so come mai, ma in Italia arriva il sake della peggior specie, mentre essendo stati in Giappone abbiamo scoperto che il sake è un mondo a sé, come il mondo del vino, come il mondo delle birre artigianali. C'è una puntata a Tokyo dove abbiamo fatto veramente una degustazione di sake con degli esiti abbastanza comici, vi metto il link. Dal libro capisco che tipo di dolce è. La gioia! Raga, ma ve lo dico, sto dolce vi farà ribaltare dalla sedia. Andremo a servire il libro vecchio. L'idea è quella di servire un momento descritto in un capitolo di questo libro, alla Recherche du temps perdu, alla ricerca del tempo perso. Un libro letto da Jordi Roca anni fa, in cui viene descritto un momento di relax, in cui si legge un libro, si beve un tè, una infusione. Quindi andremo a servire nel piatto alla base innanzitutto una crema creata con una infusione di tè Earl Grey, che accompagniamo con una mousse alla Magdalene, che caramelle croccanti di caramello, una panna caramellata aromatizzata con della cannella e delle pagine di riso. Mi sbaglio, le pagine di riso sono state fatte con la tecnica del... Non sono le pagine, i punti semitrasparenti che si possono vedere all'esterno sono stati creati con la tecnica che sta giusto accennando. Consiste nel spalmare una parte grassa sopra le pagine dei libri vecchi così da raccoglierne l'essenza, successivamente distillarle sotto vuoto con rotavapor per creare questo profumo, questo liquido aromatico al libro vecchio. Al libro vecchio. A voi, buon appetito. Dome Nuvet, Claude de Bourg from the 08. This case is a pairing because his wine remains us as well to a lot of humidity flavors, all flavors to go with this old book. In questo dolce c'è un distillato di vero libro vecchio. Assaggiamo così, strusciamo. Sono senza parole, vi giuro, è come essere nella biblioteca di Harry Potter. Sa del libro vecchio. Mamma mia, uno potrebbe dire, come fai a sapere che sa di libro vecchio? Che te mangi i libri? No, però spesso non si pensa al fatto che il sapore in realtà lo sentiamo con il naso. Quando vedete sperimentare a casa, fate questa prova, annusate le cose e vedete se al naso stanno bene insieme, perché probabilmente cucinandole stanno bene insieme. È veramente spaziale. Avete presente quando fa freddo fuori e voi con la copertina vi mettete sul divano a leggere il libro con una tazza di tè caldo, il limone e una madeleine? Ecco. C'è tutto nel piatto. È tutto nel piatto. Il tè, il limone, il libro. È tutto nel piatto. E la madeleine. È una cosa quasi, meglio di così non ve la so descrivere. Ma come fai a descrivere? È una cosa indescrivibile. Ma chi l'ha descritto mai un libro antico, un libro vecchio? Mamma mia. Vedremo servire un omaggio creato da un'esperienza, un viaggio che alcuni membri dello staff hanno fatto l'anno scorso in Messico. Una mousse gelata creata con la fava bianca di cacao del Messico. Accompagniamo una prima cornice con diverse elaborazioni e consistenze del mais, per terminare con un anello nel cerchio più esterno creato con miele di totopo. Si potrebbe definire un nacho del Messico, non propriamente nacho. E chapolines, grilli. Tra le due cose che lo caratterizzano di più, non c'è un modo migliore per raccontare il Messico se non parlando di cioccolato e di mais. Non c'è nulla che sappia più di Messico di questo piatto. Cioccolato all'ennesima potenza e mais in tutte le sue declinazioni. Vi sembrerà strano perché adesso è una roba, tra virgolette, di moda, perché se ne parla, insomma, tutto male, spesso e volentieri, ma in Messico, insomma, in tutta l'America centrale, i grilli, anche ai tempi degli Aztechi, servivano come alimento per sfamare la gente. Come abbiamo detto mille volte, i grilli sono fighi perché si prendono il sapore di quello in cui li cuocete. In questo caso, un grillo disidratato che sa di mais. Ma figata. Per terminare invece l'abbinamento, in questo caso, un liquore di puro cacao. Solo il profumo di questo liquore è inebriante, è cacao puro. Thank you.
delle gelatine alla mela con dei tagli di mela bagnati in un liquore allo yuzu, delle caramelle croccanti con frutta tropicale e cannella, una gelatina al pompelmo e limone e un cookie al cioccolato, sferificazioni di cioccolato al latte, cioccolato e banana, cioccolato frutti rossi, cioccolato amaro, bombone al cioccolato con dei cereali croccanti al suo interno, un bombone al cioccolato con all'interno una polpa di fava di cacao. You are crazy in the most beautiful way of the world. Pure genius. Thank you very much. Mamma mia, che esperienza. Io non ho parole. Per quanto mi riguarda, un sogno giovanile finalmente realizzato. Grazie cara che mi ci hai portato. È un piacere. Venire qua, ragazzi, è un'esperienza senza paragoni. Ci siamo entrati alle 7 di sera, che per un ristorante spagnolo è prestissimo. Siamo usciti adesso a 1 di notte. Ma si vede le nostre facce, no? Io sono devastato, ubriaco, ma felicissimo. Veramente abbiamo realizzato un sogno venendo qua. Mi sono reso conto che fino ad ora non abbiamo mai detto quante stelle c'è a sto posto, perché abbiamo dato per scontato un sacco di cose. Magari chi vede sto video non è che sa tutto dei roca come noi. Per esempio, questo posto è stato il numero uno al mondo secondo la 50 Best nel 2013, nel 2015. A 3 stelle Michelin, che male non fanno, e con questo gara sono 3. Questi 3 della Best of the Best sono completamente diversi. Ad esempio, a me il Noma, la cosa che mi ha lasciato è un bagaglio di sapori, di consistenze, di ingredienti mai provati che ho potuto assaggiare solo là. Da Blumenthal invece quello che ci ha stupito è che ogni piatto sembra un'altra cosa, senza contare le varie sorprese che ci hanno fatto quando ti hanno fatto l'albero di Natale. Ti ho visto un attimo vacillare. Ma veniamo a qua, perché venire al Cellar de Can Roca? Secondo noi, lo dicevamo prima, perché qua mangiate la Spagna. La Spagna è il fulcro di questa cucina. Joan, un pioniere dell'alta cucina, poi quel mito assoluto vivente che è Jordi Roca, l'uomo che ha inventato i dolci che piovono. Una nota di merito, un wine pairing così azzeccato io credo che noi non l'abbiamo mai assaggiato. Era perfetto, qualunque vino andava a completare ad esaltare il piatto. Un'altra cosa che ci chiedete sempre è riguardo l'atmosfera. Spesso ci arrivano, vero? Email da parte vostra: devo andare in questo stellato, in quest'altro stellato, come mi devo vestire? Perché diciamo che da noi in Italia c'è ancora questa sorta di irreverenza nei confronti dello stellato, dove si deve parlare a bassa voce, dove ci si deve vestire benissimo. In realtà avete visto, no? Dovunque siamo stati in tutto il mondo è tutto molto sciallo. Si parla ad alta voce, si ride, si scherza, ci si veste tranquillamente. Basta che non venite in ciabatte. Esatto. Insomma. Il libro di cui vi parliamo dall'inizio dell'episodio è questo qua, Grandi Chef di Spagna, che questa signorina mi ha regalato quando eravamo giovani e magri. Esatto, perché lo siamo magri. State, ma non avrei mai pensato che un giorno Joan Roca mi avrebbe fatto la dedica su questo libro. Estimado Fabrizio, es un placer recordar y compartir la pasión por la gastronomía. Firmato Joan Roca. Manca una cosa sola, il prezzo. Quanto abbiamo pagato? Per il menù che avete visto, più un wine pairing, uno solo in due, grazie a Dio, perché ragazzi, veramente per ogni piatto c'è un abbinamento. E vogliamo ricordare che prima di questi 12 piatti c'erano 16 appetizers. 16 amuse-bouche. 16 amuse-bouche, 12 piatti. E poi un intero carrello dei dolci, più il wine pairing. Abbiamo pagato 690 euro in due. Sono un botto di soldi? Sì. Sì. Vale la pena? Sì. Soprattutto se come noi siete appassionati, se questo per voi costituisce una ragione di vita e se uno piano piano si mette da parte i soldi senza fretta, sì. Se vi è piaciuta questa nostra esperienza spagnola, intanto cliccate su iscriviti, cliccate pure la campanella. Questo episodio costituisce l'episodio 0 della serie spagnola, che io credo sarà molto lunga, perché vivremo qui un mese, ci metteremo una settimana ad arrivare alla casa nostra in Spagna, quindi già da qui a Girona fino all'Andalusia, dove viviremo, filmeremo diverse avventure. Considerate che è l'una, ma noi domattina già partiamo perché dobbiamo andare a mangiare da un'altra parte. Vabbè, soprassediamo. Poi staremo un mese in Andalusia, vi faremo vedere delle cose fantastiche, quindi il prossimo episodio della serie spagnola parlerà ovviamente di Girona. Ci siamo qui, vi porteremo a fare un giro a Girona. Andiamo a dormire? Andiamo a dormire, io non so manco più come mi chiamo. Buonanotte. Buenas noches.